Procediamo con la quarta interrogazione, oggetto numero 144. Risponde l'assessore Barberini, interroga il consigliere Rometti. Attuazione della legge 2212-2017. Prego, consigliere. Sì, parliamo della legge 22 dicembre 2017, una legge molto, a mio punto di vista, importante, che ha fatto fare un passo avanti al nostro Paese sul versante dei diritti civili, che è appunto la legge sul biotestamento e sulle cure di fine vita. Approvando questa legge ha previsto che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Le DAT possono essere consegnate presso l'ufficio dello Stato civile oppure presso le strutture sanitarie. In quest'ultimo caso però solamente se le regioni, che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto, abbiano con proprio atto regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario e i loro inserimenti nella banca dati. Considerato che in attesa dell'istituzione della banca dei dati nazionali occorre comunque dare seguito tempestivamente a quanto previsto a carico delle regioni dalla legge, è necessario innanzitutto progettare un modello informatizzato per la redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento che possa essere inserito nel fascicolo sanitario elettronico, affinché tale modello sia reso immediatamente e facilmente fruibile ai cittadini umbri che decidono di optare per la consegna delle dichiarazioni presso le strutture sanitarie, che sia facilmente consultabile da parte del medico di famiglia, nonché dal personale sanitario delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato. I sottoscritti, peraltro, su questa materia, come ricorderanno i colleghi, i sottoscritti, perché questa interrogazione è sottoscritta da me e dal consigliere Solinas, i sottoscritti avevano presentato, peraltro, in merito a questa legge, una proposta di legge appunto in ambito regionale che doveva appunto definire il ruolo delle regioni in materia, che ancora non è stata approvata perché poi si decise di aspettare l'emanazione della legge nazionale. Insomma, a fronte di questo interroghiamo la Giunta per sapere quali iniziative intende adottare, con quali modalità e con quale tempistica, per dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 6 e 7 della legge 22 dicembre 17, appunto la numero 219, che prevede che le dichiarazioni anticipate di trattamento possano essere consegnate presso le strutture sanitarie solo se le regioni abbiano regolamentato la raccolta di copia di tali dichiarazioni, compresa l'indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella banca dati. Grazie, consigliere Rometti. Prego, assessore. Sì, allora, per quanto le domande sono articolate, ovviamente le richieste, ovviamente va tenuto conto di una normativa che è entrata in vigore solo da pochissimi mesi, però come amministrazione regionale, con le aziende sanitarie ci siamo mossi speditamente per rispondere in maniera puntuale ed efficace a quello che richiede e prevede la legge. In particolare, fin dal 29 marzo 2018 è già disponibile sul sito internet aziendale tutte le informazioni necessarie per poter redigere le DAT e tutte le informazioni sono appunto disponibili sul sito, e anche la possibilità appunto di redigere e di manifestare il consenso.
La seconda questione, si è voluto creare un tavolo di confronto per cercare di rendere omogeneo, uniforme l'acquisizione delle dichiarazioni, un confronto costituito presso ANCI regionale a cui partecipano le nostre aziende sanitarie, l'assessorato alla salute, i referenti ANCI, Federsanità e l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, tutti insieme per cominciare a definire un documento che è in via ormai di soluzione e di condivisione, un documento che in qualche modo dettasse linee uniformi sull'accoglienza, la conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento, sulla definizione e modalità di registrazione appunto delle DAT in un elenco comunale e anche con accordo intracomunale ovviamente con le nostre aziende sanitarie. Il tavolo è in via di confronto, è in via di definizione, ovviamente si è un po' in attesa anche di queste linee di indirizzo che il Ministero della Salute avrebbe dovuto emanare, ma che ancora oggi non sono ufficiali, non sono state pubblicate. Ovviamente tutte queste azioni devono tener conto delle indicazioni appunto richiamate dai commi 418 e 419 della legge 205 del 2017, che obbliga il Ministero della Salute a istituire una banca dati nazionale sulle dichiarazioni anticipate. Queste dichiarazioni possono essere anzi inserite, già siamo pronti per accoglierle, nel fascicolo sanitario elettronico. Fascicolo sanitario elettronico che in questa regione è in via sperimentale, che abbiamo presentato proprio pochi giorni fa e che entrerà nella sua veste ufficiale e perfettamente operativo a partire dal 1 luglio del 2018. Anche in quel caso le dichiarazioni anticipate di trattamento dei cittadini troveranno adeguata indicazione e collocazione all'interno del fascicolo sanitario elettronico, ma anche per questo è necessario che ci sia un pronunciamento delle indicazioni chiare da parte del Ministero della Salute nei termini che ho rappresentato prima. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica. Sì, replico io, Presidente Mancini. Io sono assolutamente soddisfatto dell'intervento dell'Assessore. L'Umbria si sta dotando di un sistema importante, un tema estremamente sensibile che rientra nel contesto dei diritti civili inalienabili. Quindi è importante che noi ci mettiamo al pari con questa possibilità, questa opportunità offerta ai cittadini di affrontare il fine vita con cognizione di causa e con autodeterminazione. È importante sottolineare anche la questione dell'informazione dei cittadini, cioè attivare campagne informative, percorsi informativi e formativi sia per i cittadini che per gli operatori sanitari che devono far fronte a queste situazioni che spesso si realizzano in emergenza, per cui è molto importante avere cognizione di causa precisa sul tema ed affrontarlo con un'adeguata preparazione. Grazie. Grazie Consigliere Solinas. Procediamo con la quinta e ultima question time. Oggetto numero 145. Risponde l'assessore Barberini. Interroga il consigliere De Vincenzi. Servizi residenziali per minorenni e affido familiare. Prego consigliere. Grazie Presidente, salve Assessore. Noi sappiamo che fra le prime condizioni di disagio dei minorenni che questa società sta incontrando è la separazione, la divisione dei genitori e anche la crisi economica. Noi non dimentichiamo che la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce nel suo preambolo che la famiglia, in quanto nucleo fondante della società, in quanto ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini e dei ragazzi, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per garantire quel dovere di mantenimento e di educazione.
così allo stesso modo anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ribadisce il principio della preminenza del superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato. Questi diritti sono poi ribaditi anche a livello costituzionale della nostra Repubblica e ricordo che con la legge 4 maggio dell'83, la 184 e le successive modifiche è stato sancito, riaffermato con forza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, stabilendo come obiettivo prioritario l'intervento sulla famiglia di origine del bambino per aiutarla a prevenire e superare le condizioni che le impediscono di assolvere le proprie funzioni. Poi successive norme sono intervenute. È stato introdotto anche l'istituto dell'affido familiare e sono state emanate linee di indirizzo per l'affido familiare sia a livello nazionale che sono state recepite dalla nostra regione, nella quale si afferma che l'affidamento è una forma concreta di accoglienza e solidarietà estremamente significativa nel sistema delle opportunità volte a incrementare i livelli di tutela dei minori e ad estendere il coinvolgimento delle famiglie affidatarie e delle famiglie di origine in una prospettiva di corresponsabilità tra i diversi soggetti che a vario titolo entrano nel progetto di affido. Con ulteriori norme si è poi è stato previsto con il regolamento del 2017 tutta la regolamentazione della disciplina in materia dei servizi residenziali per minorenni e con lo stesso regolamento all'articolo 18 è previsto un atto di indirizzo specifico della Giunta per quanto riguarda tutte le rette e i criteri per le residenze per minorenni, residenze che peraltro sono molto variegate a seconda di tutta una serie di situazioni. Ecco, tutto quanto premesso, si interroga la Giunta regionale per conoscere il riferimento all'ultimo triennio 2015-2017, il numero totale di minori che sono stati collocati presso le strutture residenziali della nostra regione, quale ne sia il tempo medio di permanenza e l'entità della spesa complessiva sostenuta dalle zone sociali e dalle ASL, in questo caso ovviamente qualora fossero coinvolti dei collocamenti di natura sociosanitaria. Analogamente si vuole conoscere gli stessi dati per quanto attiene all'affido familiare e quindi quante famiglie sono iscritte nei registri predisposti dai comuni umbri e quali intendimenti la Giunta ha rispetto al potenziamento dell'istituto dell'affido. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Ma i temi che vengono toccati in interrogazione sono molteplici, assolutamente rilevanza. Ad alcuni non riuscirò ad rispondere per la brevità della distanza di tempo tra il deposito e la trasmissione agli uffici comunali, uffici regionali e soprattutto perché alcuni di questi dati sono in possesso delle zone sociali e quindi in pochi giorni non si è riuscito a fare un quadro complessivo. Intanto però risponderei dai numeri, precisando che il tema dell'annualità 2016-2017 è in fase di rendicontazione, sono tutte queste attività che vengono rendicontate con cadenza biennale. Noi siamo in possesso, quindi le riferirò i dati del 2015 che sono però assolutamente puntuali. Nella sostanza, nel 2015 nei servizi residenziali, quindi esclusi i maggiorenni e i bambini accolti con genitori maggiorenni, erano presenti nelle nostre strutture 224 bambini, di cui 89 di cittadinanza straniera e di cui minori stranieri non accompagnati 58. Di questi 125 minori sono stati collocati in comunità socioeducative e 55 erano collocati in comunità familiari.
Sempre nell'anno 2015, 149 minori sono stati dimessi dai servizi residenziali regionali nel corso dell'anno, 87 sono di cittadinanza straniera e 40 sono minori stranieri non accompagnati. Di questi, 51 sono rientrati nella famiglia di origine. Il numero totale dei minorenni collocati in affidamento a singoli, famiglie e parenti, esclusi i maggiorenni e ovviamente, dati riferiti al 31 dicembre 2015, sono stati 232, di cui 62 di cittadinanza straniera. I minorenni che hanno concluso l'affidamento a singoli, famiglie e parenti nel corso dell'anno 2015 sono stati 19, di cui 6 di cittadinanza straniera. Come detto, i dati per il biennio 2016-2017 saranno certificati e trasmessi al Ministero competente entro qualche giorno e i dati solo a quel punto potranno essere comunicati. Per quanto riguarda invece le altre iniziative, cosa è stato fatto? Intanto le rispondo che c'è indubbiamente una carenza, cioè, o meglio, c'era una carenza nel sistema informativo per l'acquisizione dei dati, questo perché non le amministrazioni che si occupano del tema sono diverse, sono articolate, zone sociali, comuni, servizi sanitari, regioni che mandano e tribunali minori che mandano presso le nostre strutture proveniente anche da extraregione e quindi non si era in grado fino a qualche tempo fa di avere dati in linea immediata. Dal gennaio 2017 il SISO, il sistema informativo sociale, è perfettamente funzionante e quindi questo è già un primo strumento che permette agli operatori di avere in disponibilità e immediatezza dei dati. Saranno attraverso questa cosa informatizzati anche i centri per le famiglie con caratteristiche innovative e strutturali per cercare di perseguire determinate e importanti finalità. Primo fra tutti, ampliare e differenziare la rete dei servizi e degli interventi sul territorio, facilitando l'accesso dei cittadini in un'ottica di prossimità e di sussidiarietà, migliorare la qualità delle relazioni genitori-figli, fornendo il supporto alla famiglia nei momenti critici del ciclo vitale, affinché situazioni problematiche e criticità non pregiudichino il processo di crescita e di autonomia dei minori. Particolarmente significativo è stato, a mio avviso, il regolamento significativo ed innovativo, il regolamento che è stato approvato alla fine del 2017, regolamento regionale numero 7, che disciplina in un vasto contenitore e mette finalmente a sistema la disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni, è operativo sostanzialmente dal 2018. Questo regolamento istituisce finalmente l'anagrafe regionale dei servizi residenziali per minorenni e comunicazioni obbligatorie, e quindi permetterà di conoscere, facilita determinati percorsi, omogenizza le rette nella nostra regione. Avevamo rette per lo stesso servizio estremamente disarticolate e differenziate. Oggi ancora la delibera della giunta regionale a cui è demandata in forza del regolamento lo stabilire le rette è preadottata e stiamo confrontandoci con le zone sociali per cercare di trovare le migliori soluzioni possibili che tengano conto anche della storia e dei percorsi, ma che renda omogeneo il trattamento tariffario in tutte le nostre strutture presenti nella nostra regione. Da ultimo, è particolarmente proficuo il lavoro portato avanti da un tavolo regionale costituito tra il 2015 e il 2016, che favorisce in qualche modo il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche dell'affido, volto soprattutto a incentivare ad aumentare il numero delle famiglie affidatarie. Questo nel corso di quest'anno
verrà completata l'informatizzazione dei servizi di secondo livello, tra questi anche l'equipe di affido, l'equipe di adozione. In particolare saranno oggetto di rilevazione tutta una serie di dati particolarmente utili e necessarie per promuovere questa attività. Noi crediamo che in particolar modo però il regolamento che abbiamo approvato, oltre a rendere omogenei questi servizi in tutta la nostra regione, innalza molto il livello qualitativo delle prestazioni, pone finalmente una soluzione alle comunità che sono socio-rieducative, introduce, ma ancora non sono autorizzate, le comunità di tipo sanitario, peraltro previste anche dai nuovi LEA entrati in vigore a marzo del 2017, sono tutte percorsi utili a favorire i temi dell'affido, a provare in tutti i modi a dare una risposta ai bambini affinché non restino all'interno delle strutture, ma vengano favoriti processi o di reinserimento all'interno delle famiglie di origine, come i numeri hanno certificato, oppure a favorire pratiche di affido, quale soluzione assolutamente positiva e da portare avanti con convinzione. Grazie Assessore, prego Consigliere De Vincenzi. Ringrazio Assessore, ma sicuramente ci sarà stato un problema di recupero dei dati dalle zone sociali, però il tema dell'affido è un tema annoso e io mi ricordo qualche tempo fa che è stata condotta anche una forte campagna di sensibilizzazione sul tema proprio per attivare le famiglie in questo senso. Io credo che su questo fronte la Giunta dovrà impegnarsi seriamente proprio per garantire quel maggiore interesse del minore, soprattutto anche nel senso di ottimizzare i fondi disponibili, perché non mi ha dato riferimenti economici, ma sostanzialmente la spesa, che oltretutto è sostenuta all'interno delle residenze, è decisamente o dovrebbe essere più decisamente elevata rispetto all'affidamento, ma quello che ci preme soprattutto è il bene supremo del minore e sicuramente le condizioni migliori di vivibilità e soprattutto di educazione e di accoglienza si possono vivere in famiglia. Grazie. Grazie consigliere, con questa ultima replica si chiude qui la sessione, ci aggiorniamo il 17 maggio. Grazie e buonasera a tutti.